stoppo. Ma allora non ti incazzare troppo. Però mi è costato un po' sto lavoro, che comunque è il lavoro del... E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno ed ebbene sì ragazzi, oggi siamo in un posto particolare. Avete già capito sicuramente dal titolo e dalla copertina, siamo tornati con un episodio dove andrò a modificare la mia nuova macchina. Ma questa volta ragazzi abbiamo fatto il passo successivo, diciamo. E per farlo mi sono affidato agli amici di RS Auto, eccolo qua, che adesso raga vi spiegherà tutto quello che andremo a fare. E sarà, spoiler, una figata. Ne approfitto ragazzi per dirvi che questa domenica sarò con papà Rimo a Mantova, al centro commerciale La Favorita. Mi raccomando ragazzi, venite in tantissimi, potete fare foto, video, quello che volete, vi aspettiamo. E siamo partiti l'altra volta a fare, io mi sono permesso di aggiungere un po' lì le minigonne, lo spoilerino dietro. Lo si è già portato avanti, diciamo. Esatto, però sulla parte esterna, diciamo. E adesso andiamo a lavorare sulla parte interna. Andiamo a lavorare ragazzi sulla parte interna e la facciamo bella dura dura. Bella dura dura, raga. Io sono venuto qui senza mio padre. Mio padre l'ho lasciato a Milano, sono a Torino infatti da proprio da loro, da RS Auto. E raga, voglio poi che... Cosa quando hai detto a paparino? Ho detto che sono andato a fare dei lavori di carrozzeria, l'ho dovuta portare via la mano. Sempre dire la verità a paparino. E poi raga si troverà il cielo stellato con quante lucine sopra, quante... Ma le mettiamo a meno 500, dai. Quante? 500. E quindi ragazzi, vi ho già spoilerato quello che andremo a fare. Cos'è che mi volete fare quindi? Avete detto sulla parte interna. Sulla parte interna andremo a lavorare sul cielo, l'hai già detto. Quindi andiamo a fare un bel cielo stellato, raga, effetto scintillio, movimento così. Vediamo le stelle cadere. Ma che si rompe casa, no, raga, con un bambino di 10 anni. Vai. E poi non può mancare da RS Auto l'illuminazione interna, quindi andremo a fare un bel impianto LED, non fibra ottica, la fibra ottica non ci piace. Montiamo, sì, non guardare LED. Quello che ho già dentro, perché loro lo sanno, ho preso 25 euro su Amazon che si collega con la USB, diciamo che... lo sapevo, non dovevo dirglielo, non dovevo dirglielo. Ma tanto lo leviamo. Esatto, togliete tutto, fate un impianto, mi ha già un po' raccontato, un impianto tutto... Facciamo proprio un impianto completo, completamente Bluetooth, montiamo proprio delle barre LED dinamiche, quindi ti puoi divertire con 164 colori, di cui 100 sono dinamici. Madonna ragazzi, tanta roba. Io adesso quindi te la devo lasciare qui, vi lascio il loro link in descrizione per questi tutti i lavori, raga. Ma poi sarà il video a parlare a sé, vedrete i risultati. Sono già sicuro che mi ha fatto vedere delle foto con altri mezzi che ha fatto, è pesante. Non vedo l'ora e ci rivediamo quindi poi al ritorno con papà Rimo. Lui se si incazza tu devi stare tranquillo, cioè che... Io mi metto in un angolo, ne sai come si magari dice. Magari gli facciamo tipo... Negli affari di famiglia non ci entro. Magari gli facciamo anche fare tipo una fattura, cioè... Una fattura finta, no? Esatto, sì, tipo spariamo una cifra, mi impazzisce. 5.000 euro, sono io. E niente ragazzi, detto ciò, ci vediamo, let's go. Vieni, vieni che ti faccio vedere cosa vogliamo fare. Ok, vai. Allora, prima di tutto... andremo a cambiare subito quel LED che c'è lì, lo vedi? Ah, ok, già quello lì. Quindi della stacchiamo il punto luce, okay. E montiamo quello nostro. Okay, senti, che si cambia, è già emozionata anche la macchina. Che cambia colore. Ha già capito dov'è. Ha già capito, ha detto sì, fammi, ti prego, queste modifiche. Come vedi, montiamo delle semplici barre LED. Wow, raga, sono sottilissime. Guardate che roba, 2 mm. Questa qui... adesso noi andremo a inserire anche a tuo piacimento. Ok. Però di solito cerchiamo di replicare, okay, proprio delle versioni originali. Top. Così quando entra qualche tuo amico in macchina dice: Madonna che lavoro. Figato. Ok, non quelle cose pacchiane. Quindi andremo a replicare un bel impianto sul cruscotto. Ok. Cambieremo il punto luce qui. Andremo a illuminare anche magari la parte sottostante qui, perché a volte se appoggi, sì, le cose figata, non si vede, devi accendere la luce, invece lì sarà tutto illuminato. Un lavoretto di fila. Idem sulle porte. Damn. Andremo, quindi tutta la linea. Andremo a illuminare la maniglia, la tasca della porta. Addirittura. E un bel LED sulla porta. Mi gusta. Idem per la parte posteriore, perché non ci dimentichiamo anche dei passeggeri. Figata, raga. Quindi, wow, illuminazione dei quattro vanopiedi. Ok, tutti i quattro vanopiedi, quindi anche anteriori sotto e posteriori. E ma andremo, no, a replicare, raga, la stessa cosa sulle porte posteriori. Wow, wow. Ma adesso il cielo stellato. Ah, questo è proprio allora, il cielo. Allora, raga, adesso io voglio far vedere una cosa. Fibra ottica. Wow, esatto, sembra proprio... Filo per filo. 500 punti li, wow, mettiamo, 500 punti li tagliamo, quindi diventano 1000 punti. Madonna, ragazzi, ma in casa... la figata di questa roba qua, sì, è quello che lo comanda. Il motore montiamo unico qui, solo quello, motore effetto scintillio,
quindi se conoscete bene le versioni sulla Rolls, madonna, però a movimento, ma sì, da questa roba qua. E quindi andremo a fare l'impianto qua sopra, che sarà la prima volta, raga, che RS Auto lavora su un cielo di colore grigio scuro. Wow. Abbiamo sempre lavorato su cieli chiari e su cieli neri, su cieli in alcantara, sia chiari che scuri, ma un cielino grigio scuro in tessuto da RS Auto non è mai entrato. Aspettavamo te. Let's go, ragazzi, sarò io e vedrete il risultato finale, che sarà sicuramente clamoroso. Ebbene sì, ragazzi, sono appena tornato da Torino e ora è il momento di dirlo a papà Rimo. Raga, non gli ho ancora detto nulla, tra mezz'ora arriva a casa dal lavoro e sicuro impazzisce, perché dirà: no, l'hai già modificata, cosa hai fatto? Impazzisce, raga, ma poi soprattutto che l'ho portata fino a Torino. Direi che ci vediamo tra una mezz'oretta e vediamo la sua reazione, raga. 2 hours later. Ok, raga, di là lo chiamo. Papi! Pa! Vieni un attimo in stanza. Sto registrando un attimo una cosa. In pigiama io. Sto registrando una roba e te la devo dire. Cioè, mentre registro, se vuoi salutare. Bella, raga. Si dice un attimo, là, è una roba veloce. Allora, mi prometti che non ti arrabbi? No. Ma è sera, Simone, dai, ti prego, lasciami stare tranquillo, sono stanco. Allora, no, in realtà non niente di che, ti volevo solamente dire il fatto che ho deciso di fare delle piccole modifiche alla macchina. No. Ascoltami un attimo. Ascolta, in che senso piccole modifiche? L'ho portato un attimo in carrozzeria a fare delle modifiche. No, aspetta, ascoltami. È ancora in garanzia. Aspetta. È ancora in garanzia la macchina. Delle cose belle. Presente l'altra volta che ho messo spoiler, eccetera. Questa volta ho fatto delle robe un po' interne. Ascoltami, non ti posso dire nient'altro. Dirmi che hai toccato il motore, perché giuro che ti tocco il cervello adesso. No, ti dico. Ti apro il cervello e ti faccio una modifica dentro, perché almeno guarisci. L'ho portata oggi, stamattina, non te l'ho detto, sono andato a Torino. E adesso a Torino. No. Ma fin là l'hai portata? Perché ci sono i ragazzi di RS Auto, come lo fanno loro. Ma se ti dicevano di andare in America, la portavi in America? E beh, se mi fanno un bel lavoro, sì, perché no? No, ma io sai dove ti devo portare io? Sai dove? Adesso ti vesto, allora, ti porto all'ospedale, perché giuro che e quindi ti devo far vedere da uno specialista. Fra qualche giorno la dobbiamo andare a prendere, vorrei che venissi pure tu. Per forza ti devo accompagnare. Che ti vuoi che ti porti su un treno, vai su? Ho bisogno di te, infatti. Mamma mia, guarda. No, tranquillo, ti piaceranno le modifiche. Ascolta, sono delle cose un pochettino particolari. Guarda, non dirmelo neanche fino al giorno che non le vedo. Voglio star tranquillo quei giorni qua, perché so che dopo mi scappa l'embolo vabbè. E mi si gonfia la vena. No, io volevo dirtelo, lo so che non ti sarebbe tanto. Mamma mia, è nuova, appena arrivata, già la devi toccare la macchina. Ma la rendo più bella, papà. Ma smettila, più bella. Basta con queste cose. Vabbè, grazie, a posto, niente. A posto un fico secco. Adesso vediamo se riesco a stare tranquillo almeno una sera, che non c'è un problema. Un problema dietro l'altro, un problema dietro l'altro, un problema dietro l'altro. Mi ha da ridere, non potevo ridergli. Mi smettila di ridere! Porca puttana. Non prendermi in giro! Hai capito? 24 hours later. Ed ebbene sì, ragazzi, 8:15 di mattina. Potrei ricordarmi anche l'orario. Papà Rimo, stiamo andando a Torino a ritirare la mia nuova macchina con le nuove modifiche. Ascolta una cosa. Mi raccomando che non hai fatto qualcosa di grave, perché guarda. Non ti dico le modifiche che ho fatto. Non ti dico le modifiche che ho fatto. Andremo a Torino, dobbiamo andare. Però potevi scegliere. Viene anche il Giorgione che ci darà una mano con le riprese. Adesso andiamo. Road to Torino e vedrai quello che ho fatto alla macchina, papà. È clamoroso, papà. Ecco il Giorgione che ci ha raggiunto, siamo pronti per partire. Torino, 1:30, siamo lì. Giorgio sa già quello che ho fatto. E com'è? Cosa che ha fatto? Io non so come sia, perché so quello che ha fatto, ma non so come l'hanno fatto. È diverso. Ma perché non vai su te in treno, guarda? Papà, è qualcosa di veramente clamoroso, vedrai. Sì. Guarda. Se è venuto bene, secondo me. Ma perché è nuova? L'hai appena già modificata, che è nuova. Magari non so, gli avrò cambiato colore. A te piace anche a te. Andiamo su a vedere subito. Guarda, adesso mi vedo su di averlo così. Almeno poi prendo e torno a casa da solo. Guarda, 1 hour later. Ed ebbene sì, ragazzi. Bella, raga. Siamo arrivati da RS Auto. 140 km. Non potevi scegliere qualcuno un po' più io vicino? Io ci sono già stato qua. Non ho fatto dei lavori di carrozzeria, papà. Cos'è che hai fatto? Mamma mia, guarda. Mi viene l'angoscia già entrare adesso, guarda. Ho fatto dei lavoretti importanti. Che cosa? Adesso lo scoprirai, entriamo. Mamma mia. E sono stragasato, ragazzi. Sì, invece io no, sono già Ok, entriamo, cosa vi devo dire? Io ho acceso la rec ora.
proprio prima di entrare. Damn, la vedo già là, raga, è già là. La vedi, Paperino? Sì che la vedo, sono mica orbo. Tiamo. Dai, avanti. Mamma mia. Eccola. Bella, ma com'è bella lucida, l'hanno lavata. Come stai? Tutto bene. Ciao, tutto carissimo, bene. Piacere. Piacere. Paperino. Simone. Ciao, Andrea. Paperino. Ciao, Stefano, mi chiamo. Paperino. Guarda che roba. Cos'è che c'hanno? È uguale a prima. Cioè, vabbè, l'ha messo, ha cambiato la targa, ha messo RS auto. No, 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 perché il lavoro non è esterno, papà, o no? Il lavoro è interno. Ascolta un attimo. Allora, se tu hai provato a modificare centraline e cose del genere, guarda, chiamo i carabinieri e la faccio staccare subito. No, no, no. È nuova, è ancora in garanzia sta macchina. No, 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 ho fatto quel lavoro, papà. No, no, ho fatto quel lavoro, vai tranquillo. Gli facciamo vedere cosa abbiamo combinato. Cos'è che ha fatto? Ma è possibile che devo sempre vivere sta ansia qua addosso? È nuova, appena mai è già modificato e tutto. Non ti preoccupare, ti piacerà. Sei sicuro che... Sì, sì, sei tranquillo. Sicuro? Già dice se sei sicuro. Ascolta, Simo. Gli piacerà, bro, gli piacerà. Sì, anche sì. Secondo me. Adesso si mette anche lui, eh? Io la vedo per la prima volta, sono troppo curioso, cazzo. Cos'è che hai fatto? Noi abbiamo eseguito quello che tu ci hai detto, anche noi sai che qua facciamo questa tipologia di lavori. Vedo che tuo padre mi guarda male, cioè nel senso... Ascolta, dai, no. Allora apri per piacere, dai. No, ma perché chissà cosa si aspetta, guarda invece cosa ha fatto qua. No... Gli ho messo tutti i LED nuovi, papà. Cavolo. Gli ho messo tutti i LED ma nuovi. Guarda che colori che hanno fatto. Ma com'è che ha fatto fare un lavoro così? Ma aspetta, papà. Non ha visto ancora la cosa più... Che cosa? Più importante. Il tetto. Io come ho cambiato il tetto. Cosa vuol dire il tetto? Il tetto l'abbiamo cambiato. Guarda, papà. Abbiamo messo le stelle. Le? Guarda su, sul tetto. Guarda io le stelle. Guarda sul tetto, papà. No. Ma... È tutto stellato! Madonna! Ma cos'è sta roba? Fammelo vedere. È terribile, Simo, guarda. Sembra un cielo stellato. Io lo vedrò anche per... Guarda! Porca puzza! Aspetta un attimo che vado dentro a vederlo, aspetta. Che manata! Madonna! Che ma lavoro! Che roba. Ora, Paperino, abbiamo lavorato bene. Ma come avete fatto a fare un lavoro così? Che io non pensavo neanche che potevate fare... Madonna. Adesso... Tu cosa ti aspettavi? Che avessi... Cosa avessi fatto dentro? No, adesso già che mi hai detto che non hai toccato il motore, guarda, sono più tranquillo. Ma qua è... ha cambiato completamente la macchina, è diventata un'altra macchina. Bellissima. Ma poi puoi cambiare le luci, cambiare il colore. Sì, capito. Poi cambiare il colore. Vedi, tutti vanno porta, ma... luci qua. Anche qua, guarda. Sotto, sì, ma adesso la devi vedere. Anche qua sotto si è illuminata tutta. Grazie di cuore. Mamma mia. Glielo dici tu, glielo dico io. Cosa? L'importo da pagare. Come sì. L'importo? Vabbè, questo ne parliamo fuori dal video. Cioè. Aspetta, vabbè, stop. Sì, stop. Va, niente, adesso vado a pagare. Vado a pagare adesso. Ce l'hai? La fattura. Ah, aspetta, vedi. Cioè, è rimasto così, no? Sì, sì, sì. Pa, allora, non ti incazzare troppo. Però, allora, mi è costato un po' sto lavoro, che comunque è un lavoro, non... No... Ascolta un attimo, allora, la pazienza ha un limite, Simone. Cioè, è un lavoro bello? Ho capito che è un lavoro bello, ma per mettere le stelle dentro in una macchina spendi una cifra del genere? Ma ti porto io in un campo, te le faccio vedere io di notte senza spendere neanche un centesimo. No, quante stelle sono abbiamo messo? Ma hai visto cosa ti ha fatto 500. Pagare? 500 stelle. Ma chi se ne frega se sono 500? Mi costa 4 euro l'una queste stelle qua. Ho capito, però adesso cosa facciamo? Tu ormai, guarda, te l'ho già detto. Guarda, però non si fa così. Prima dovevi parlare con loro e vedere come erano i patti, tutto quanto. Io sta roba qua non la pago, te la tieni te, guarda. Io adesso prendo, vado a casa. Volevo avvisarti del fatto che comunque ho fatto questa spesa, non te l'avevo ancora detto. Guarda. Ho capito, sì, vabbè, bene, è una spesa. Sto facendo anche la reaction della tua... Mamma mia, lascia stare, guarda, mi viene già voglia di... Ma però il lavoro è stato fatto bene. Ho capito che è stato fatto bene, ma mi costa un rene sta roba qua, capito? Ragazzo, accontentiamo, dai, accontentiamo. No, ma non è vero, Come non è vero? Non l'ha pagata sta cifra.
No, davvero. Ragazzi, cioè, una cifra spropositata. No, cioè, dovevamo troppo farla. Allora hanno fatto un lavoro della Madonna, ma non ero pronto a una roba del genere. No, cioè, no, davvero. No. Io che non bomba, so come. Mamma mia, cioè, avete fatto una. Boh, sembra un'altra macchina. Cioè, io. Non vedo l'ora, ragazzi, di andarci in giro. Adesso bisogna provarla di sera. Comunque, ragazzi, portate tutte le macchine da lui perché ve le trasforma tutte. Lui, cioè, io una macchina così non l'ho. Sembra un'altra macchina. Cioè, cambiano completamente le macchine. Qui io non so che mani ha. Mani di fata qua, non lo so. Sembra cosa tipo fa. Gli interni di un Mercedes, bro. Certo. Di tutto mamma. Sembra fatto, cioè, raga, non. Io me lo aspettavo, bro, però, capito, no, detto, vabbè, finché non lo vedo. Cioè, proprio di serie, bro, capito. Sì, sì. Mamma tanta, mia, tanta roba. Complimenti, ragazzi. Let's go. Grazie mille. Grazie, grazie di cuore, grazie.